Se vuoi dimagrire seriamente devi evitare i prossimi 5 errori. Ma prima, che significa dimagrire? Vi ricordo che per definizione il dimagrimento implica il mantenere o addirittura migliorare il tono muscolare andando a perdere solo massa grassa. E quindi non è semplicemente vedere la bilancia che scende. Quello potrebbe essere anche banalmente una perdita anche muscolare, quindi di massa magra, e non è certamente un dimagrimento. Ciò detto, quali sono questi 5 errori? Il primo un po' ci si collega. Fare solo attività aerobica. Molta gente ha l'idea che solamente facendo aerobica, corsa in generale, si dimagrisce, quindi evita i pesi. È proprio il contrario. Dovete fare sicuramente aerobica, ma dovete inserire anche, di legge come si dice, attività di allenamento con i pesi strutturata. Se non fate così, non potete migliorare il vostro tono muscolare, ad esempio. Secondo, deficit calorico aggressivo. Diete estremizzate con calorie ridottissime, perché cerchiamo di velocizzare il tutto, siamo quelli dell'ultimo minuto, ma il corpo e la biologia umana non ragiona così, per cui evitate. Terzo, ci fissiamo molto sulle calorie e basta. Le calorie sono un aspetto che aiuta un cammino, ma non è l'unica discriminante. Una caloria non è sempre una caloria, c'è sempre una serie di cose da tenere in considerazione, ecco perché è fondamentale l'educazione alimentare con un professionista. Quarto, estremizziamo un po' tutti i ragionamenti sui cibi. Ci sono cibi che fanno male, pensiamo che ci siano dei cibi che fanno meglio, allora tendiamo a non mangiare un pezzettino di cioccolata perché sennò ci fa ingrassare perché è calorica, o cose di questo tipo. L'educazione alimentare prevede ben altro, per cui anche togliere i carboidrati perché si velocizza il dimagrimento è una grande stronzata. Come sempre, informazione scientifica di base e non chiacchiere da spogliatoio. Ultimo e quinto errore, ma non per ultimo, avere furia. E questo un po' racchiude tutte le cose precedenti. Le persone hanno voglia di ottenere dall'oggi al domani i risultati, estremizzano tutti i loro passaggi di allenamento piuttosto che di alimentazione, sperano nel miracolo e alla fine rimangono fregati. Per cui mi raccomando, riguarda questo video, prendi appunti di questi 5 errori e evitali.